lati which give much potence. Ciao a tutte, allora, perdonate la luce, ma sta quasi per fare buio. E in questo video vi faccio vedere come ho realizzato la base e il trucco che avevo nello scorso video, visto che molte di voi me l'hanno chiesto e vi è piaciuto. Il trucco è molto molto semplice, davvero facilissimo. Ho utilizzato soltanto due ombretti e un matito e ombretto come base, è veramente immediato. Prima di lasciarvi al video però volevo fare dei piccoli ringraziamenti. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Lolla, perché qualche giorno fa ha postato sulla sua pagina Facebook un mio video e veramente è stata una bellissima sorpresa. Non la ringrazio soltanto perché molte di voi si sono iscritte al mio canale per merito suo, grazie a lei, ma per il gesto in sé. È stato davvero davvero molto carino da parte sua e sono rimasta veramente molto colpita e sorpresa, quindi un bacio mia cara. Poi volevo ringraziare le nuove iscritte, siete diventate tantissime, veramente non me l'aspettavo in alcun modo. E però voglio ringraziare soprattutto le mie iscritte storiche, quelle ragazze che mi seguono dall'inizio, comunque da più tempo. Quindi niente, dopo questi ringraziamenti iniziali vi lascio al tutorial, anche se non mi piace chiamarlo tutorial. Vi mostro semplicemente quello che faccio io, come mi trucco praticamente tutti i giorni. Non voglio insegnarvi nulla perché insomma io ho imparato a toccarmi attraverso YouTube, quindi non mi sento di salire in cattedra e insegnarvi qualcosa, ma vi faccio vedere semplicemente quello che faccio io. E niente, è tutto molto semplice. Gli occhi sono diversi perché è scientificamente provato che i miei trucchi non verranno mai identici nell'occhio sinistro e nell'occhio destro, quindi insomma saranno sempre diversi, vedrete una marea di errori, però insomma non vuole essere una sorta di lezione, bensì insomma una vi faccio vedere quello che faccio io. E niente, vi lascio al tutorial. Allora, ho già messo la crema idratante e il contorno occhi e come fondotinta utilizzerò questo qui della Maybelline ed è il Dream Satin Fluido nella colorazione Nude 21. E utilizzo, lo applico con questo pennello qui della H&M. In a timely other part of meaning, put out a lot of people that I kill for $3. And yeah, I'll come here with my kid about without money. Put out rich people that pulls the paper man, but they carry on because nobody did nothing. Poi, una volta finito, applico il correttore, utilizzerò questo qui dell'Astra, questo qui così, ed è il numero 301. E lo metto un po' con le dita, qui, per coprire un po' le occhiaie. Ai lati del naso e lo metto anche un po' sulla punta. Perché solitamente il primo punto personalmente dove va via il fondotinta è proprio il naso, quindi insomma con il correttore faccio in modo che abbia una tenuta migliore. E adesso metto la cipria, utilizzerò questa cipria azzurra, questa qui, che è una cipria della Deborah che avevo in una trousse, le antesignane delle palette, e l'applicherò con questo pennello qui, dell'H&M, l'altra parte, insomma, l'altra punta del pennello da fondotinta. There are the people do which it doesn't get around.
believe, but I've adopted from a dance with beautiful dreams. There are ten boys who things. Poi, come base per gli occhi, utilizzo questo matitone ombretto dell'Astra, che è il numero 56. Ed è un bellissimo color carne, un po' shimmer, che vi consiglio di prendere perché io lo uso sempre come base ed è perfetta. E lo passo così su tutta la palpebra mobile. Lo spargo per bene perché altrimenti potrebbe fare delle pieghe. Come ombretti utilizzerò soltanto due ombretti, che sono di questa palettina della Essence, che è della linea Saint Club ed è la 01 California Dream, e vado ad utilizzare questi due, i primi due qui su. Per applicarli utilizzerò un solo pennello, che è questo qui, il mio pennello da ombretto della H&M, che praticamente utilizzo sempre, e prendo questo colore chiaro e lo applico praticamente su quasi tutta la palpebra mobile, perché vado ad insistere nell'angolo interno e poi lo porto fino a sotto l'arcata sopraccigliare, creando un punto luce. There are rich people that post every man, but they carry on because nobody does nothing. There are the sad people to which it doesn't get around. They live a life without problems with beautiful dreams. There are ten boys who things and a lot of your slow things. Una volta fatto questo, prendo l'altro ombretto, quindi quello più scuro, e lo metto nell'angolo esterno, andando un po' verso l'alto e sottolineando, diciamo, nella piega dell'occhio. Riprendo un po' di questa parte chiara e cerco, insomma, di sfumare e di amalgamare meglio i colori, ad esempio qui su, per cercare di unire un po' il punto luce che ho fatto sotto l'arcata sopraccigliare e la parte più scura, un po' stemperando il colore più scuro. Poi metto una matita nera all'interno dell'occhio e utilizzerò questa qui, che è della Maybelline, si chiama Expert Eyes. Non mi convince tantissimo perché nella rima interna non scrive molto, però meglio di niente. Mascara utilizzerò questo qui, il Volume Express della Maybelline, il ciglia finte, che ha uno scovolino piuttosto antipatico, però funziona abbastanza.
e ne metto un po' anche leggermente nelle ciglia inferiori. Mi sto appiccicando allo specchio perché non ci vedo proprio per niente. Pettino le mie sopracciglia con il pettinino. E metto, io non le faccio con la matita né con l'ombretto perché le ho piuttosto, comunque non folte, però piuttosto marcate e definite, quindi non mi serve ripassarle con la matita. Applico invece soltanto questo mascara per sopracciglia della Deborah, mascara trasparente fissante. Come blush utilizzo questo qui, il Dream Mousse Blush nel colore 04 Mauve Magic. E faccio una sorta di triangolo sulle guance. Infine sulle labbra metterò questo rossetto qui dell'Astra, che è il numero 181. Questo rossetto me l'ha regalato la mia collega Ella, che ringrazio tantissimo perché è un colore bellissimo e lo sto utilizzando molto, è un po' passepartout, va bene sempre, ed è una sorta di nude tendente al marroncino. Ok, questo qui è il look finito.